Proseguendo nella serie 3 minuti con un campione, solo enduro incontra Jacopo Cerutti. Jacopo, una stagione da dividere in due. La prima parte con Honda, con una serie impressionante di titoli nei motorelli, e poi... Sì, una parte iniziale, diciamo, di, come hai detto tu, con Honda in rosso, con cui ho iniziato il campionato motorelli, che poi sono riuscito a vincere, e nell'enduro con cui ho vinto il campionato italiano senior E1, e una seconda parte da ottobre in poi in Blue Squarna, quindi una stagione un po' divisa in due. Blue Squarna che ti regala un sogno, che ti sei ampiamente meritato con i tuoi risultati nei motorelli, quello di andare alla Dakar. Sì, è qualche anno che ho un po' questo pallino e mi sarebbe piaciuto entrarci subito nel mondo dei rally, quindi ho deciso di provare subito con il motorelli da giovane, ho 25 anni, e grazie alla vittoria del Dakar Challenge, quindi ho ottenuto l'iscrizione gratuita alla Dakar, e una roba ha tirato l'altra col fatto dei miei buoni risultati. È arrivato anche un colloquio in Husqvarna e loro stanno spingendo tanto con le nuove, con insomma il nuovo marchio, e sono un gruppo fortissimo, quindi hanno creduto in me e io ho colto la palla al balzo e andremo insieme a vivere questo sogno. Come ti stai preparando? Un mondo che già conosci? Ma conosco, ma non tanto. Ho provato in Marocco la moto nuova e insomma con il team nuovo per vedere un po' l'affiatamento. Mi sono trovato benissimo e quindi c'è un po' tutto da scoprire in realtà la Dakar, perché saranno tappe lunghissime, sono una navigazione che ho fatto solamente in Marocco con il CAP, e quindi sarà un'esperienza nuova. Non ho pressioni da parte loro perché sanno che sono giovane e fortunatamente non mi metto in pressioni perché i rischi sono elevati, quindi io parto per finirla, poi so che dentro di me do sempre il 110%. Però noi appassionati di solo enduro vorremmo sapere poi se la tua stagione 2016 prosegue nell'enduro. Sì, io proseguirò nell'enduro con rispettando gli impegni dei rally, quindi con Husqvarna Italia stiamo mettendo un piano per correre, penso, gli assoluti d'Italia nella E2, quindi 450, e vediamo anche i rally, i motorelli, i rally internazionali, un po' dipenderà da come andrà la Dakar, quindi questo è il piano. Come solitamente chiudiamo questi servizi, in bocca al lupo si dice, si può dire? Si può dire, crepi il lupo, e ci vediamo dopo la Dakar.